Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Quest'oggi ragazzi ho intenzione di porre sotto la lente di ingrandimento alcune parti della Pokémon Direct che abbiamo visto mercoledì e andare a collocare delle specifiche zone che intravediamo all'interno della mappa che abbiamo di Galar. Prima di iniziare io vi invito ovviamente a lasciare un bel mi piace per sostenere il canale in questo periodo di news su Spada e Scudo. E mi raccomando, un'altra cosa che vi chiedo poco spesso di fare ma che è molto fondamentale per far crescere il canale è la condivisione di questo video a chi potrebbe essere potenzialmente interessato, in modo tale da allargare la nostra community. Ma quindi direi di non perderci in ulteriori indugi ed iniziare con i primi screen che vi voglio proporre quest'oggi. Premetto che non vi presenterò ogni singolo frame della Direct perché alcune location sono molto scontate. Sicuramente non scontata è questa location che vediamo qui in editing e che rappresenta una città con una ferrovia al suo interno. Ho visto sul web associata questa città a qualsiasi punto della mappa di Galar. Alcuni l'hanno associata alla primissima città che incontreremo nella regione, ma ciò non coincide con la disposizione effettiva degli edifici, mentre altri hanno provato ad individuare una città che non era stata prima considerata tale, ossia quell'agglomerato di edifici che vediamo al di sotto della zona innevata. Credo però in questo caso che non si stia parlando di nessuna di queste due, bensì della città portuale, della quale non vediamo proprio la parte acquatica per così dire. Tra gli altri elementi me lo suggeriscono la posizione della ferrovia e anche del centro Pokémon che la taglia per così dire perpendicolarmente. Inoltre al di là del campanile con sopra il logo della ferrovia non vediamo montagne innevate, il che sarebbe invece logico aspettarsi se questa città fosse per l'appunto quell'agglomerato di edifici che abbiamo visto prima. Quindi sono abbastanza convinto che questo particolare frame della Direct, ossia il suo inizio, faccia riferimento alla città portuale della quale però non vediamo il porto. Abbiamo poi quest'altro frame in cui ci viene mostrata una battaglia contro il Pokémon di ottava generazione Dreadnought. La cosa è molto interessante perché ci permette non solo di posizionarlo sulla mappa ma di individuare anche una nuova area che precedentemente era sfuggita a causa della stilizzazione della mappa. Come possiamo infatti notare, dietro il Pokémon sbuca fuori il laboratorio del professore e dunque verosimilmente questo Pokémon sarà trovabile in una particolare zona che scorgiamo anche più in là nel trailer. Dietro il laboratorio della professoressa possiamo infatti vedere questa peculiare area che potrebbe circumnavigare l'intero lago e che potrebbe ospitare proprio Dreadnought, dando un senso alla prospettiva del laboratorio che abbiamo durante la sua battaglia. Abbiamo poi questa zona qui che sembra essere molto semplice rispetto alla vastità delle wild areas che vediamo a Galar e che a mio avviso potrebbe essere questa peculiare zona prima del raggiungimento della città che sottostà alla collina con soprainciso il Pokémon leggendario. E passiamo finalmente all'identificazione delle wild areas. La prima che intravediamo è questa, dove nello skyline possiamo ammirare il campanile della città in cui ci sono stati annunciati gli starter, ma visto dal retro, il che mi fa pensare che quest'area sia collocata anche in virtù degli arbusti che vediamo a sinistra di essa davanti alla città che è preceduta da una grandissima testa di drago. Abbiamo poi anche questa immagine molto curiosa perché all'interno della mappa di Galar ci è sembrato sempre difficile collocare un deserto, ma guardando questa immagine, guardando la collocazione delle pietre, mi viene da pensare che questa wild area si possa trovare al di sotto di quegli alberi decrepiti che abbiamo visto in quella precedente. Abbiamo poi quest'altra immagine che è forse una delle più suggestive che ci sono state fornite e che ritrae un Golurk nei pressi di una torre in rovina. Questa terra selvaggia è abbastanza scontata, ma è molto interessante notarla perché potrebbe essere all'interno della prima che incontreremo nei giochi, più in particolare nei pressi di quella torre a nord-ovest che è per l'appunto in rovina. Abbiamo poi questa che è quella che probabilmente mi ha più incuriosito, perché dalla mappa di Galar non abbiamo mai intravisto alcun ponte che connetta in un qualche modo le parti dei due laghi che vediamo nella prima wild area. Ma proseguendo poi nel trailer notiamo che questi ponti ci sono e dunque anche questo frame è incontrovertibilmente appartenente alla prima terra selvaggia. Così come appartenente alla prima terra selvaggia è quest'altro frame che all'inizio ho quasi pensato potesse essere nei pressi del laboratorio del professore per via dell'isola al centro del lago, ma mi sono accorto che, a parte per le spazialità molto più aperte, l'isola al centro del lago in questa terra selvaggia presenta un solo albero, mentre quella del professore, come vedete da quest'altro frame, ne presenta molti di più. Dunque anche questa wild area, anche se ci sarebbe piaciuto vederne altre, rimane pur sempre la prima che incontreremo. Come possiamo invece notare da quest'altro scorcio del trailer, qui ci troviamo nei pressi della città un po' più a nord rispetto a quella dove ci hanno rivelato gli starter, ossia quella sulle quali mura figura questo essere draconico. È molto interessante notare come la mappa di Galar non solo sia stilizzata ma anche incredibilmente ridotta, perché in questa zona qua non mi sarei mai aspettato una zona open world e invece l'abbiamo. Si tratta infatti molto probabilmente del lago che vediamo ad ovest della città già citata. Come vi dicevo in precedenza, benché nella mappa non vediamo alcun ponte che connette le parti dei laghi che vediamo nella prima terra selvaggia, in realtà nel gioco pare che ci siano e anche questo frame ce lo dimostra. Corviknight sta planando in una zona che ha come elementi caratteristici una
una particolare roccia sulla sinistra e un ponte su una distesa d'acqua al centro. Guardando la mappa, l'unica roccia che potrebbe ricordarla è presente nella prima terra selvaggia e dunque possiamo automaticamente tracciare un ponte che si distende su questo piccolo tratto di lago. Arriviamo ora agli ultimi frame, che non sono frame di terre selvagge, ma credo che siano ugualmente interessanti. Abbiamo qui il campione della regione di Galar, intento, come è verosimile, a ricevere l'acclamazione di una folla. Questo personaggio sta evidentemente uscendo da una stazione, perché proprio come vediamo nella direct, la porta dalla quale verosimilmente è uscito presenta il classico simbolo delle ferrovie di Galar. Ma quale stazione? Alla destra vediamo un centro Pokémon, quindi stiamo sicuramente parlando di una città, e di una città non particolarmente tecnologizzata. Quindi seppur non ci sia una convinzione al 100%, do un buon 90% che in questo momento il campione si trovi nella primissima città che incontreremo a Galar. Il tutto sorretto dal fatto che comunque questo campione lo incontreremo molto presto nella trama, come ci mostra il Pokémon Direct nei pressi già del laboratorio della professoressa. Passiamo all'ultimo frame, che è forse il più interessante di tutti e che potrebbe scatenare delle teorie a riguardo in futuro anche sul mio canale. Anche qui parliamo di una professoressa, ma non della professoressa Flora, bensì della professoressa Sonia, o perlomeno della sua assistente, che si trova misteriosamente in questo luogo. Perché dico misteriosamente? Beh, perché, e mi sembra davvero strano che nessuno lo abbia notato, in questo momento noi siamo sulla collina del Pokémon leggendario. Notiamo i campi di grano dietro a Sonia e notiamo lo stadio di tipo erba a sinistra. Inoltre, come se non bastasse, al centro dei due elementi vediamo anche un monolite che possiamo ravvisare addirittura nella mappa. E dunque resta il quesito: perché Sonia si trova qui? La risposta è ben presto data. Verosimilmente, essendo una ricercatrice, sta facendo delle ricerche sul campo per capire che cos'è quella particolare incisione. Oppure per capire che cosa sia l'energia Dynamax, visto che è inviata dalla professoressa Flora. Queste sono domande a cui vi rinvio per un prossimo video teoria. Con questo piccolo teaser finale, io vi annuncio che questo video è arrivato alla sua conclusione. Io spero che vi sia piaciuto. Ovviamente, se è così, vi invito a lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Fatemi sapere qui sotto se avete altre osservazioni interessanti riguardo al trailer. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.